Sì. Funziona? Sì. Monza troppo forte per la gara. Direi di sì, in questo momento direi proprio di sì. Oggi veramente complimenti al Monza perché in effetti è così, è come hai detto tu, troppo oggi troppo di vario, insomma, no? Veramente, insomma, non posso dire nient'altro che complimenti al Monza, perché noi l'avevamo anche preparata in settimana, ma un conto è prepararla, l'hanno preparata secondo me anche bene, ma poi la differenza la fanno i giocatori in campo comunque. Io ho visto una squadra effettivamente di un'altra categoria, parlo del Monza naturalmente. Sperava di rimanere in partita un po' di più, diciamo. Allora, assolutamente sì, anche perché riusciamo a prendere gol in ogni stupidaggine, insomma, no? Il primo gol, il secondo in contropiede, il terzo, vabbè, poi c'era un'altra opportunità per carità, ma anche il terzo con contropiede, bah, strano, perlomeno strano, insomma, no? Vabbè. Però bisognava rimanere, si sperava di rimanere in partita il più a lungo possibile, poi chi lo sa, ma oggi non è stato possibile, ripeto, non c'è molto da dire, da aggiungere. Complimenti a questo Monza qua, che ha dimostrato tutta la sua forza oggi nel palleggio, in tutto quanto, con alcuni giocatori stratosferici. È molto molto migliorato ancora anche Del Rico, credo che sia un giocatore stratosferico. Non solo lui, ma lui lo conosco dai tempi, allora lo conosco bene dai tempi, è pure migliorato nell'atteggiamento, in tutto, è un grandissimo giocatore, secondo me. Cesare, una cosa, ti racconto di tutto quello che hai detto, tutto bene. Un attimo la formazione iniziale, con due ragazzi a centrocampo, uno che non ha mai giocato neanche un minuto in Serie C, che è Sabini, che sono di oggi, e l'altro Gresedin, che rientrava dopo 6 mesi, sì, sì. Futuro, ma c'è stato sì. Proprio a soffrire, soprattutto centrocampo, che magari ma noi l'avevamo preparata anche con Remedi su Fossati, per esempio, no? È un centrocampista anche Remedi su Fossati. Altri non ne avevamo oggi, perché Piccoli è squalificato, perché Maltese è infortunato, Pedrini, e diciamo che Pedrini e Dughe sono due ali. Abbiamo provato tutta settimana e quello che doveva giocare era Pedrini, ma cioè, insomma, non ha mai fatto il centrocampista in vita sua, comunque era comunque una scelta da fare, no? Noi l'abbiamo provata fino a sabato con Pedrini, mi era venuta anche l'idea di mettere Madonna a fare il mediano, ma insomma non ce n'era molti altri, non c'era molto altro, era una scelta, insomma, con qualche rischio naturalmente, per sia per Serafini, che è la prima volta che gioca e non era facilissimo neanche per lui, e sia anche per Greselin, che nonostante un mesetto circa che si allena con noi, ma lui viene da un infortunio pesante, da 8 mesi di infortunio, insomma, no? Chiaramente. Poi il passo e il ritmo che hanno impresso loro la gara, con giocatori di una gamba eccellente, ci ha messo più in difficoltà, insomma. Credo che anche altri giocatori sarebbero stati in difficoltà. Naturalmente un pochino di difficoltà ce l'avevamo, proprio perché a metà campo avevamo qualche defezione, insomma, ecco, abbiamo qualche defezione, insomma, no? Quindi ci siamo un po'. È stata una scelta, insomma, può essere sbagliata, ma è stata la scelta, te l'ho spiegata, insomma, no? O mettere Pedrini o mettere Greselin a fare quello. E il centrale di metà campo abbiamo visto da un po' di tempo bene questo Serafini qua, e per lui è stata comunque, ha fatto quel che poteva, insomma, questo, contro questo Monza non è mica facile, insomma, no? Gironzola nelle sue parti, Chiericò, poi anche nella zona di Greselin ci gironzola un certo Del Rico, credo che sia difficile per chiunque, io penso che sia difficile per chiunque, naturalmente è stata una scelta che può essere stata anche completamente sbagliata, insomma. No, non ci ho pensato, quindi faccio fatica anche a pensare, credimi, di far quelle robe qua, ma faccio fatica anche a pensare. No, ma guarda, non dico. Allora, cercavo di guardare qua, l'ho chiusa subito, no? Allora, uno che guarda questa classifica e guarda soprattutto in questa partita qua, che cosa vuoi che ti dica io? È qualsiasi roba,
tu sei un gran bel giornalista, sei uno che se ne intende di calcio, perché poi so, ma anche il primo che passa fuori, che fa una qualsiasi obiezione, ha ragione. Guardando la classifica, guardando la squadra, qualsiasi avrebbe ragione. La farei anch'io, se fossi di sopra la farei anch'io. Ma che cazzo di squadra ha messo in campo l'allenatore lì? Hai ragione, punto. Qualsiasi ha ragione. Guardando poi questa foglia di carta qua, che il Monza ha fatto recapitare più velocemente di quanto le nostre ragazze, quando siamo a Gorgonzola, recapitano, anche lì dobbiamo migliorare. Radio Mercato. Sì. Ha avvicinato tre giocatori del Monza e la Gianna, sono Negro, Di Munno e Galli, sono dei giocatori che le piacciono, sono trattative vere? No, non sono trattative vere affatto, Guarda, io dei tre, naturalmente Galli è un bel giocatore già fatto, ma non credo che il Monza lasci andare Galli assolutamente. Negro è un bel difensore, molto bravo di testa, anche ok, ma non l'abbiamo neanche mai trattato, perché comunque nella nostra difesa uno come Pirola deve giocare, che è un giovane, è un difensore centrale, altri ne abbiamo altri due o tre, e quindi non credo che neanche su questo. Di Munno, su Di Munno io anche quest'estate ne avevo parlato, perché è un bel ragazzo che ha fatto un bel anno di Serie D, magari più pronto di qualcuno dei nostri ragazzi, perché proprio perché ha fatto un anno di Serie D, però in questo momento è difficile che possa un ragazzo del 2000 possa venire a cambiare la situazione in questa squadra qua, no? È un pochino difficile. O la cambia l'allenatore o la cambia qualche altro giocatore, insomma, non contro il Monza, perché in effetti il Monza probabilmente è proprio, toccando con mano oggi, è proprio fuori categoria, insomma, no? Ho visto che si è abbracciato con Brocchi all'inizio della partita, cosa vi siete detti? Io ho fatto il corso con lui, quindi 6 settimane e qualcosa rimane, insomma, ecco, per cui no. Aveva già detto cose buone l'anno scorso, quando ci aveva mandato in Monza, era in un'altra situazione, 5 giocatori credo, no? Uno dei quali Barba me l'aveva proprio consigliato, insomma, no? E quindi è stato già importante e carino per noi anche l'anno scorso. Quest'anno non abbiamo neanche fatto in tempo, insomma, era un attimo prima della partita e anche dopo. Più che i complimenti io non posso fare, effettivamente, una squadra che gioca bene, che è concentrata, che è determinata, che ha preso anche tanta sicurezza, insomma, no? Sono elogi sperticati ma veri, non è che non posso dire altro, insomma, no? Di questa partita qua, dove loro ogni ripartenza era una possibile azione da gol, con una gamba, con un'idea anche ben precisa, insomma, ci ha messo proprio in croce. Probabilmente, come dice Tom Spinelli, ha sbagliato formazione, insomma, no? No, può essere. Sì, si poteva far di meglio, assolutamente sì, ha ragione. No, niente. Io lo so. Solo che davvero, insomma, la situazione è abbastanza difficile. E oggi abbiamo trovato davvero anche una squadra che ci ha messo in croce praticamente da subito. Noi però dobbiamo fare qualcosa d'altro. Dal gol dell'1-0. E poi viene il contropiede e prendiamo gol. Non so se la gamba o così via, ok, prendiamo gol. Dopo, insomma, finisce un pochino lì, poi magari, insomma, no, oggi non si può discutere della partita. Io poi ho 100 anni quasi, no? Non 70, ma 70 tra un paio di mesi. A me, credimi, sono fuori tempo, ma a me di prendere gol le altre, a me dà un fastidio, che preferirei non andare a casa stasera, perché se poi mia moglie o qualcuno dice qualcosa mi divento una bestia. Insomma, a me dà un fastidio cane, io vengo dagli anni, sono del 50, quindi capisci che il calcio era... a me dà fastidio ogni volta, no? Come dice, a prenderne 3, prenderne 4, è uguale, non è possibile, non lo è. Non è possibile, per me, poi dopo chi sarà farà, insomma, no? A me dà un fastidio enorme, perché poi diventa
la gestione anche settimanale diventa difficile tutto. E tutti hanno ragione, Stefano, non solo tu hai ragione. Ho detto anche il primo che passa che non parla di calcio e vede, ha ragione anche lui. Con questa classifica e con questa partita qua cosa vuoi dire? Non c'è niente da dire. Quindi abbiamo sbagliato tutto. No, fin adesso abbiamo sbagliato tutto. Questa è la verità. Insomma, no? Poi dopodiché... se tu hai qualcosa telefonami, oppure qualche tuo amico lì che ha qualche idea più sicura che lo faccia, o magari si siede anche in panchina che è meglio. Insomma. Che c'è? Chi è che deve venire? Chi deve venire? Prego, prego. Ah, se viene Paletta, anche se un ex Milan, lo saluto volentieri. No? Anche se Milan proposta che è un milanista. Un ex? No, ho detto anche... Anche sì, un ex Milan, insomma, no, allora mi sono espresso male, sono già anche fuori rincoglionito in tutti i sensi. Va bene, ragazzi, buon Natale a tutti e grazie. Se avete qualche idea dite a Spinelli che me la porta. Va bene, grazie. Arrivederci, ciao a tutti. No, che so, ti ho dato ragione dalla linea. Poi se tu sei un po' timido non mi dai le idee, magari loro ce l'hanno. La trasmettono a te e tu la trasmetti. Arrivederci a tutti.